deve andare via. Dottoressa, ma che cosa sono tutte queste facce tristi? Un po' di animo, su, su! Che cosa è successo? Vi farò ascoltare una musichetta che ho imparato proprio ieri in TV, Fate con me. Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita. Batti le mani, schiocca le dita. Infermiera, le do 2 minuti per togliersi dalla mia vita. Su anche lei, dottoressa. Batti le mani, infermiera! Umore alto tutta la vita. Batti le mani, schiocca le dita. No, io un giorno o l'altro chiederò quella licenza. Adesso il mio infermiera! Infermiera, quando fai non c'è mai! La mia testa! Adesso lei di andarmene via! Sì, ma adesso i pazienti hanno bisogno del suo aiuto! Per favore, mi diate il calmante! La mia testa! E poi le rivelerò un segreto! Ah, un segreto? Sì! Ma lei che... Confida un segreto a me! Mi scoppia la testa! Mi scoppia amiche! Mi aiuti! Ecco qua! Ribadisco, ti sembra agitato? No, in effetti no, dottoressa, allora subito che adesso è segreta. Bene, qui, così non ci sente nessuno. No. Allora, lei deve sapere che tutto quello che la gente pensa di me, cioè che io quando finisco le visite vado nel mio studio, mi chiudo là, passo il tempo sui libri, non è mica vero, no? No, io è vero, faccio le visite e dopo le 10... mi chiudo nel mio studio! Sì? E guardo 2 o 3 puntate del Dr. House. Ah, però le confido un segreto. Io è proprio da queste puntate, da questo telefilm, che prendo spunto per curare i miei pazienti. Qualche volta mi riesce pure, Però, se tu vuoi intraprendere la mia carriera, devi sapere che la vita non è un telefilm. E qui i pazienti, come puoi vedere, sono veri. Quindi per fare questo lavoro bisogna...